adesso tutti insieme faremo una cerimonia di morte. Quindi prendiamoci qualche minuto per poi fare tutti insieme la cerimonia di morte. La vita è cessata in questo corpo. Facciamo uno sforzo per separare nella nostra mente l'immagine di questo corpo dall'immagine di chi ora ricordiamo. Questo corpo non ci ascolta, questo corpo non è colui che noi ricordiamo. Chi non sente la presenza di un'altra vita separata dal corpo, consideri che anche se la morte ha paralizzato il corpo, le azioni compiute in vita continuano ad operare e la loro influenza non si potrà mai fermare. Questa catena di azioni innescate in vita non può essere fermata dalla morte. Com'è profonda la meditazione su questa verità, anche se non si comprendono completamente le trasformazioni di un'azione nell'altra. E chi sente la presenza di un'altra vita separata, consideri anche egli che la morte ha solo paralizzato il corpo, che la mente si è ancora una volta liberata trionfalmente e si fa strada verso la luce. Qualunque sia la nostra opinione, non piangiamo i corpi, meditiamo invece sulla radice delle nostre convinzioni e sulla calma e silenziosa allegria giungerà fino a noi. Pace nel cuore, luce nella comprensione. Entonces, quien logre esa fe inconmovible o esa experiencia trascendente, aunque no pueda definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerá en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratará de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan. Y así, coherentemente con lo enunciado antes, declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe inconmovible. Y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido. Pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace libre y feliz al ser humano. Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar estas verdades, aunque tales fueran discutibles por quienes sufren la provisoriedad de la vida y temen el absurdo de la muerte. Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias. Y en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este punto, proclamo para todo ser humano
la libertad de creer o no creer en Dios, y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad. Así, entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo, solidariamente trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas, y a nadie se pregunta por su fe, y todo se da como orientación para que sigan por sí mismos la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas. No es valiente dejar de proclamar la propia certeza, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerla. Ora daremo l'opportunità. Chi lo desidera? Di sentire la presenza di quell'essere immorto, Padre. Che sebbene non siano qui, nel nostro tempo e nel nostro spazio, sono con noi l'esperienza dell'amore, della pace e della calma allegria. Vorremmo adesso fare una richiesta. Chiediamo dal più profondo del nostro cuore l'ispirazione per portare avanti l'opera di Silo e che tutto vada bene. Che tutto vada bene. Adesso, mentre Camillo guida la cenere al vento, ci leggiamo alcune parole del maestro. Quando si è parlato delle città degli dei, a cui vollero giungere numerosi eroi di diversi popoli, quando si è parlato di paradisi in cui dei e uomini convivevano nella originale natura trasfigurata, quando si è parlato di cadute e di diluvi, è stata detta una grande verità interiore. Poi i Redentori hanno portato la parola e sono arrivati a noi in doppia natura per ristabilire quella tanto rimpianta unità perduta. Anche allora è stata detta una grande verità interiore. Tuttavia, quando è stato detto tutto questo e lo si è posto fuori dalla mente, si è errato o si è mentito. All'inverso, il mondo esterno, confuso con lo sguardo interno, obbliga questo a percorrere nuovi cammini.
così oggi vola verso le stelle l'eroe di questa età. Vola attraverso regioni prima ignorate. Vola verso l'esterno del suo mondo e senza saperlo è spinto verso il centro interno e luminoso. Tutti, pace, forza e allegria. Anche a te, pace, forza e allegria. Adesso per chi vuole, alcuni porteranno la scatolina delle ceneri sul luogo dove sarà messa la fonte e si ripeterà la stessa cerimonia. Per cui chi vuole andare può seguire verso di là.